passiamo il saluto ufficiale al non più giovincello, ma non ne abbia da male, insomma, Davide povero Giacalone, Davide. Buongiorno. Buongiorno. No, anzi, una situazione di stabilità. Esatto. Fortunatamente non più giovincello. Esatto. Sì, esatto. Le certezze dell'età. Allora, andiamo a leggere insieme, come sempre a quest'ora, i quotidiani in edicola. Abbiamo, come capita nelle giornate senza la notizia, no? La possibilità di andare a scovare vari spunti. Corriere della Sera per aprire. Allora, ci arriviamo, mini bot strappo di Giorgetti, ieri in sostanza Giorgetti poi ha utilizzato una battuta tagliente nei confronti del collega di partito Borghi, ma c'è qualcuno che ancora crede a Borghi, che messa così, insomma, ne abbiamo parlato per settimane, condotte disquisizioni, in fior di talk eccetera, insomma ci siamo giocati anche un pezzo di credibilità internazionale sui mini bot, non è esattamente uno scherzo, una battuta. Ci arriviamo, Davide, però nella stessa giornata in cui invece sulla credibilità nazionale e la nostra capacità di farne anche una credibilità internazionale ci giochiamo il futuro di Milano Cortina 2026. Direte voi che cosa c'entra? Ma in realtà tutto si lega, tutto si tiene, o no, Davide? Sì, tutto si tiene, nel senso che lì, come del resto sull'altro terreno molto diverso, ma insomma è una questione di anche di dialogo, di legami, di alleanze per riuscire a portare le Olimpiadi invernale in Italia. La differenza però molto di sostanza è quella che sul fronte Olimpiadi, speriamo vada tutto bene, in bocca al lupo a chi sta negoziando, però l'Italia presenta un volto decente, cioè ci sono amministratori di eletti con maggioranze politiche diverse, per certi aspetti anche opposte, che stanno facendo una comune battaglia. Già questa la considero una vittoria, poi speriamo di portare a casa anche il risultato finale. E poi su Repubblica continua anche oggi l'inchiesta dedicata all'emergenza sanità, giovani medici subito in corsia, il titolo di apertura, c'è un'intervista alla ministra Grillo. Davide. Allora, abbiamo, diciamo così, in qualche modo cercato di raccontare nei giorni passati che il problema del numero dei medici non è tanto legato alle lauree e quindi al numero chiuso all'ingresso agli studi di medicina, semmai alla strettoia, all'imbuto delle specializzazioni. Ora, non vorrei che la soluzione sia quella che si presenta con il cosiddetto decreto Calabria, cioè dicendo, siccome c'è questo imbuto delle specializzazioni, facciamo così, si mandano in corsia direttamente i giovani che non sono ancora specializzati, ma sono specializzandi, cioè sono all'ultimo o penultimo anno di specializzazione. Mettiamoci d'accordo, la specializzazione serve o non serve? No, perché se serve vanno in corsia un attimo in anticipo. Sappiamo tutti che in quel tipo di professione si comincia a frequentare la corsia prima di esserne responsabili, ma essere responsabili, diciamo, prima della specializzazione, qualche dubbio lo crea. Il tema comunque è la nostra sanità, i medici funzionano bene, i nostri medici sono bravi e sono mediamente più bravi di medici che si vengono a studiare, che si trovano a studiare in altri paesi. Il punto fondamentale è che noi abbiamo creato un sistema nel quale chi finanzia lo Stato, chi gestisce lo Stato, chi controlla lo Stato è sempre lo stesso soggetto, lo Stato, e non funziona, all'evidenza non funziona, non è in grado neanche di programmare il numero delle persone di cui ha bisogno nel tempo, anche perché parliamo tutti del Servizio Sanitario Nazionale e non ci siamo accorti forse che il Servizio Sanitario Nazionale non esiste più. Esiste una serie di servizi sanitari regionali di cui alcuni vanno bene, alcuni vanno molto bene, altri vanno male, altri fanno schifo proprio. Sulla prima del Corriere, ma non solo, è un po' riportato ovunque questa notizia, in realtà è una notizia di cronaca, è scavalca per entrare al party Sapienza, l'Università La Sapienza, morto un giovane, l'incidente ai cancelli dell'Ateneo. So, Davide, che volevi esprimere un pensiero su questa notizia. Sì, è molto triste che un ragazzo abbia perso la vita nel tentativo di scavalcare un cancello, però insomma non avrebbe dovuto scavalcare il cancello. Il punto però che riguarda tutti e che non solo, diciamo, la prudenza, non scavalcate i cancelli, è: ma che ci fa un party di quel tipo all'università? Cioè, se dentro l'università si possono organizzare dei raduni illegali senza alcuna autorizzazione, a pagamento a favore di soggetti che non hanno nessuna qualifica per poterlo fare, con soldi che sono pressoché certamente totalmente in evasione fiscale, il tutto dentro la sede dell'università, ma la credibilità
delle leggi è pari a zero, anzi meno di zero. Allora, questa roba qua è indecente che sia potuta succedere e sarebbe inammissibile che possa continuare un giorno in più. Sui giornali oggi c'è il rettore dell'università e il questore che si tirano un po' la palla dicendo ma io ho fatto denuncia, quell'altro dice ma io non l'ho vista. Guardate, è irrilevante. Il punto fondamentale è il valore della legge e dell'ordine. Quella roba che è successa all'università e che da ultimo è costata la vita a un ragazzo che scavalcava il cancello, ma che esista quel tema all'università è una indecenza che, se protratta, potrebbero tranquillamente, diciamo, meditare sull'ipotesi di andare a casa entrambi, il dottore e il questore. È una brutta, pessima figura, al di là dell'aspetto tragico che abbiamo più volte sottolineato. E non confondiamolo con ciò che vediamo spesso nei film americani, cioè le feste degli universitari nelle residenze. Non c'entra nulla. Un rave fatto per raccogliere soldi da, diciamo, convogliare nei collettivi è tutta un'altra faccenda. Siamo nell'illegalità più assoluta. Questo va detto e sottolineato. Andiamo sulla prima della stampa, ma potremmo scegliere qualsiasi quotidiano, una capatina anche all'estero, perché questa è una notizia importante. La sconfitta a Istanbul del Rais, sostanzialmente turco, del super presidente Erdogan. Secondo quasi tutti i commentatori internazionali, un segnale di una prima crepa in un potere che sembrava pressoché assoluto in un paese chiave come la Turchia. È così, Davide? Sì, è un risultato importante. Aveva già perso le elezioni Erdogan a Istanbul, però aveva riuscito a far invalidare la cosa, quindi rivotiamo così, vedete che questa volta vinco io. Niente, ha vinto un'altra volta Emanoglu, che è il nuovo sindaco di Istanbul, oppositore. Istanbul è una città cosmopolita, la vecchia Costantinopoli, ci sono ancora i ritratti di Ataturk, che è un laico, che è il fondatore, diciamo, della nuova Turchia, in giro per le strade, si beve abbondantemente il rakı, che di cui fra l'altro lo stesso Ataturk era un appassionato cultore, che certo non è esattamente, diciamo, la regola musulmana del non poter bere alcolici. Però quello che emerge agli occhi di chi è esterno è che anche in Turchia, anche in quel sistema, quello che vediamo attualmente in giro per il mondo è una diversità fra la metropoli e il resto del paese. Cioè, le metropoli vanno in un senso, le grandi città vanno in un senso, non necessariamente il paese nello stesso, anzi all'opposto. Vale per Istanbul, vale per Londra, per esempio, sulla Brexit, vale per New York, dove, diciamo, quelli che hanno votato nelle metropoli chi ha aperto il mondo ha votato in maniera diversa da quello che poi per le presidenziali, intendo dire, e così via in giro per il mondo. Questo dobbiamo porre. È straordinario come nell'era delle comunicazioni digitali, in cui tutto dovrebbe essere accessibile a tutti, in realtà la distanza fra la metropoli e il contado, diciamo così, e la provincia, invece si è allargata. Sì, torniamo su questa notizia che ci ha molto, diciamo, colpito, perché lo dicevamo, Beppe Grillo voleva abolire, diciamo, i barbieri della Camera, diceva sono simbolo della casta, e però adesso il giornale pubblica le trattenute del cedolino del vice premier Di Maio, e non solo, che sono ormai clienti fissi. Davide, che ci fa un barbiere alla Camera dei Deputati? Ci fa, è un pezzo di storia, perché si arrivava alla Camera in carrozza, si arrivava magari dalla provincia, da lontano, e quindi magari si arrivava forse un po' scombinati, quindi c'era un posto dove potevi rinfrescarti e sistemarti, erano tutti maschi, quindi, diciamo, il parrucchiere non sapevano che cosa fare, quindi c'era solamente il barbiere. Ecco, questa era la funzione del barbiere parlamentare. Non si segnalano più carrozze in arrivo da più di un secolo a Montecitorio, per cui il barbiere potrebbe tranquillamente chiudere. Invece il barbiere è un dipendente della Camera dei Deputati, arrivano i loro emolumenti fino a 136.000 euro l'anno, il prezzo è 15 euro il taglio del capelli, 8 la barba, 6 la frizione, io pago notevolmente di più, eppure c'è pochissimo da tagliare, pressoché nulla da frizionare, come tante altre cose. Questa qua era stata segnalata come un privilegio che va subito abolito, adesso viene frequentato. Capita nella vita, diciamo così, di cambiare opinione senza avvertire, di girare senza mettere la freccia. Vi segnalo a tal proposito, vi ricordate l'inizio della legislatura? Tutti a piedi al Quirinale, non c'era nessuno che arrivasse in maniera diversa, tutti a piedi per far vedere che non si usavano la macchina. Poi con l'esperienza hanno capito che d'inverno potrebbe piovere, e adesso fa caldo, tanto fa caldo, e il Quirinale per giunta è un colle, quindi sta in alto. Non ti segnalano più
altolocati peripatetici nei dintorni del Quirinale, che anche questa è stata archiviata. È la salita che li frega. Meravigliosa. È la salita, giusto. Sì, vero? Il pezzo di guarda che ti rovina. Vabbè, ragazzi, te lo dico. L'erta. Allora, l'erto colle. Andiamo, esatto. Andiamo alle università, questa volta, Davide, in senso più positivo, perché si è parlato del rave party alla Sapienza, ma il Sole 24 Ore riporta dati migliori. L'università torna a 300.000 matricole, una bella apertura stamattina, caccia però alle lauree più vicine al lavoro, e ci risiamo, caro Davide. Sì, naturalmente, diciamo, la settimana scorsa ci eravamo occupati della classifica internazionale delle università italiane, purtroppo non esaltante, andiamo un po' meglio, ma insomma siamo sempre sotto il 150esimo posto, la prima, e non va bene. Questo non significa che non ci siano università di ottima qualità in Italia, la ricerca è quella di far coincidere gli studi con il lavoro. Devo dire che sarebbe anche bello far coincidere sempre di più gli studi, qualsiasi studio, dalla letteratura alla chimica, con la ragionevolezza, con la capacità di utilizzare la ragione. Torno all'apertura che faceva Fulvio di questo nostro spazio, che va a concludere. Voglio dire, ma è mai possibile che al governo chiunque si alzi dica una cosa senza badare minimamente a quello che è stato detto prima? Giorgetti ha ragione, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, i mini bot sono inverosimili. Il problema qual è? È che anche oggi sui giornali, mentre lui dice che sono inverosimili, altri da dentro il governo o dalla maggioranza gli rispondono: no, guarda, sono una cosa ottima. Tutto questo non è che, diciamo così, si elide a vicenda, tutto questo si somma nella non credibilità di un paese. E nella non credibilità di un paese c'è il fatto che la paghiamo in soldi, quattrini dei contribuenti, perché anche oggi avremo uno spread che è più tre volte di quello spagnolo ed è tre volte di quello portoghese. È una cosa assurda, e in questa mancanza di credibilità ci giochiamo anche qualche studente universitario che, dovendo scegliere nel mondo dove andare, insomma, tra la Francia, il Regno Unito, la Germania e l'Italia, magari anche per questo mettere l'Italia sotto. E non va bene, non va bene proprio per niente. Davide Giacalone, ci ritroviamo domani come sempre alle 7:10. Buona giornata. Grazie a voi, buona radio a tutti.